Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Chitarrista d'Appartamento, sono Alessandro. Questa sera parliamo di un'azienda che ho già recensito qualche settimana fa, Fujigen, e mettiamo a confronto due sue chitarre, la Odyssey serie Expert, la Odyssey serie J Standard. È da quest'ultima che partiamo con una breve descrizione, vediamo i materiali da cui è composta. Il body è in due pezzi, acero fiammato su tiglio. Il manico è in acero e la tastiera è granadillo, ovvero un palissandro sudamericano. Le meccaniche sono delle Goto Vintage, ponte tremolo di Fujigen con 6 sellette regolabili, due potenziometri, un volume e un tono e uno switch che ci consente di splittare il pickup al ponte. Veniamo ai pickup, abbiamo 3 Seymour Duncan, l'Alnico 2 Pro APS1 al manico, il Vintage SSL1 centrale, al ponte troviamo l'Humbucker Pegasus. 22 tasti posati con il sistema CFS. Il sistema CFS, creato da Fujigen, sta nel posare i tasti in maniera leggermente curva. A detta dell'azienda, in questo modo la chitarra resterebbe maggiormente intonata. Vediamo ora qualche dettaglio della serie Expert. Il body è in frassino, il manico e la tastiera sono totalmente in acero. Le meccaniche anche in questo caso sono delle Goto, ponte tremolo con le 6 sellette regolabili di Fujigen, 3 pickup creati direttamente da Fujigen, 2 potenziometri, volume e tono e troviamo 2 switch. In questo caso uno switch è per poter splittare l'humbucker al ponte, questo secondo switch ci consente di utilizzare immediatamente la posizione al ponte. Può capitare di avere un brano dove sappiamo che abbiamo due posizioni che ci servono, magari il manico e il ponte. Attraverso questo switch eviteremo di fare la mandata attraverso tutte le altre posizioni. Come potete notare, la forma del body dietro è estremamente ergonomica. Massimo comfort per suonare nelle posizioni più alte. Diamo un ascolto veloce per quanto riguarda i suoni puliti con un po' di funk. Utilizzerò la seconda posizione, ovvero pickup al manico e pickup centrale. Sentiamo ora come si comporta con la posizione 4, ovvero il pickup centrale e il pickup al ponte, splittato e non splittato. Nel prossimo esempio invece ascolteremo le chitarre in versione crunch, posizione al manico e posizione al ponte. Ora ascoltiamo entrambi gli strumenti su due backing track diverse. Bene ragazzi, come avrete notato le due chitarre hanno una voce completamente diversa.
La J Standard è un pochino più ovattata e secondo me come suoni un po' più moderna. La serie Expert con i pickup di Fugigen devo dire che a me ricorda molto una Strato. Trovo che i suoni siano un pochino più morbidi rispetto alla Expert, mentre la Baccarat Ponte ha quella grinta che necessita per uscire fuori un po' di più nelle parti cattive. Entrambi gli strumenti sono molto maneggevoli e si comportano bene nei vari generi musicali. Si suonano bene nelle posizioni più alte e il mi basso e il mi cantino non escono fuori mai dalla loro sede. Anche strapazzandole sia una che l'altra, le chitarre rimangono entrambe perfettamente accordate ed intonate. Come avevo già detto tempo fa per la tele che avevo recensito sempre di Fugigen, abbia proposto due strumenti estremamente competitivi. Due suoni diversi, due sensazioni diverse, sia per quanto riguarda i pick-up sia per quanto riguarda i legni. Vi consiglio, se avete la possibilità, di provare entrambe le chitarre. Se volete maggiori informazioni vi lascio sotto il link in descrizione, se volete chiedermi qualcosa potete scrivermelo nei commenti. Io vi ringrazio e come sempre vi do appuntamento a settimana prossima con un altro video test. Vi auguro una buona serata, ciao!